Buonasera gentili telespettatori e ben ritrovati al consueto appuntamento con Weekend Sport. La puntata di oggi è interamente dedicata al calcio, alla Novara Football Club che ieri in trasferta ha incontrato la Gianna Erminio e alla Ticinia con un progetto Un Calcio nel Buio. Partiamo dalla Novara di mister Gattuso che ha pareggiato 2-2 appunto con la Gianna. A segno per gli azzurri Morosini con una doppietta all'ottavo e al 44esimo. Avevamo quasi una partita difficile, anzi è diventata anche più difficile di quello che pensavamo. Devo fare i complimenti alla Gianna perché sono stati bene in campo, non hanno mai mollato, ma anche noi abbiamo risposto colpo su colpo. Ho dovuto fare due cambi subito perché sennò la squadra secondo me così col 3-5-2 non poteva reggere e poi lì dopo i cambi credo che la squadra si sia un po' assestata. Tempo l'abbiamo anche ribaltata, quindi vuol dire che ci avevo visto bene, soprattutto il primo tempo. Poi il secondo tempo era una battaglia, loro non hanno mollato niente, spingevano in continuazione, ma noi siamo stati bravi comunque a reggere, anche se poi abbiamo preso un gol un po' strano, il rigore, però credo che la squadra oggi ha dato tutto, ha lottato e in un campo avete visto tutti veramente difficile. Innanzitutto poi noi abbiamo preparato tutta la partita, tutta la settimana contro il loro 3-5-2 e poi loro si sono presentati con 4-2-3-1 e quindi anche quella cosa lì ci ha un po' così in primo momento non dato tranquillità perché la preparazione alla gara sicuramente era diversa da come l'avevamo preparata, quindi ci siamo trovati un po' spiazzati da quel sistema di gioco che adottavano loro. E quindi abbiamo fatto fatica a prendere le misure, soprattutto facciamo fatica ad andarle a pressare e poi ripeto ho dovuto fare i cambi perché sennò sicuramente la partita andava a finire in maniera differente. Fortunatamente poi dopo i cambi credo che le cose si siano un po' messe a posto, e però mi dispiace perché è una cosa che non è che succede tutti i giorni fare due cambi. Diciamo che il pareggio alla fine è il risultato giusto, anzi se devo dire la verità loro per me hanno giocato meglio, ci hanno messo un po' sotto da subito, però comunque poi si è riusciti a trovare, dopo l'iniziale svantaggio si è riusciti a trovare due gol, abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio e poi il secondo tempo sì loro attaccavano in un modo forsennato, però ecco, stavano tenendo bene l'area, il campo e tutto. Poi l'occasione, ecco, comunque quando difendi così ci può stare un errore individuale, una cosa del genere, quindi diciamo che il pareggio alla fine è stato giusto, però loro hanno giocato meglio. Sì, forse siamo stati un po' rinunciatari, un po' frenetici, magari ci affidavamo solo alle giocate del singolo, magari di Onga che doveva tenere palla, di Kamil che magari doveva scartare tutti, anziché magari salire proprio di squadra e continuare a giocare. Loro venivano a prestarci uomo uomo, noi ci facevamo male un po' troppo impaurire, anche dovuto al campo che si è rovinato abbastanza subito col fatto che pioveva, e magari dovevamo essere più tranquilli, più anche spavaldi nel giocare, nel provare a giocare anche con l'uomo accanto, ecco, perché un vantaggio, sai, magari ti subentra uno stato di devo tenere il risultato, non devo perdere palla, non devo rischiare, quindi. Però ecco, tanto magari giocavi palla e prendevi gol sbagliando, non giocavi e prendi gol su rigore, quindi diciamo che non c'è una regola per portarti a casa le partite. A novembre e a gennaio sono in programma due spettacoli teatrali messi in scena dalla compagnia Chi c'è c'è, il cui ricavato sarà devoluto alla Ticinia per il progetto Un calcio nel buio. Due anni fa è nato il progetto Un calcio nel buio con la collaborazione di Interclub Novara Nerazzurra, soprattutto nella persona di Mauro Greco, del comune di Novara con l'assessore Ivan De Grandis. Si è pensato di proprio creare degli eventi con la finalità di costruire un campo di calcio a 5 per non vedenti. L'attività non vedenti è molto particolare, si gioca su un campo in sintetico di 20 metri per 40 a 5
con il portiere vedente e quattro ragazzi non vedenti. Le caratteristiche di questo campo è che sulle, diciamo, fasce laterali, 40 metri da una parte e 40 metri dall'altra, hanno delle sponde che fanno parte proprio integrante della partita, e dunque in Piemonte non esiste ancora un campo, e insomma questa creazione porterà anche probabilmente a diventare un centro federale della FISPIC, Federazione Italiana Paralimpica per i Ipovedenti Ciechi. E è un progetto molto importante che ci siamo presi a cuore e che contiamo di far partire a breve. Il comune ha individuato, diciamo, la location. Da poco tempo il CINI ha in gestione l'impianto di Vignale, dove sorgerà questo campo per non vedenti, e soprattutto porterà la sede societaria nell'impianto e darà la possibilità di fare in toto l'attività, dunque anche l'attività di calcio per atleti con disabilità intellettivo-relazionale. Ci sarà il 15 novembre taxi a due piazze qui a Faragiana, e tutto il ricavato verrà dato in beneficenza alla Ticinia Novara, e il 31 di gennaio con Natali in casa Copiello, sempre tutti ricavati, verrà dato al Ticino Novara per realizzare quel sogno che avevamo già annunciato l'anno scorso, la realizzazione di un campo di calcio per i non vedenti. Quest'anno gli eventi saranno due, in cui il ricavato verrà devoluto alla Ticinia per la costruzione di un campo per non vedenti, e saranno un taxi a due piazze e Natale in casa Copiello, due commedie famosissime, e quindi vale proprio la pena di venire a teatro per vederle. Certo, una è il Faraggiana il 15 novembre alle 20.30, taxi a due piazze, l'altra sarà il 31 del mese di gennaio 2025 alle 20.30 al Teatro Coccia di Novara, dove sicuramente ci sarà un altro tutto esaurito come quello dell'anno scorso, quando abbiamo fatto Uomo e Galantuomo e c'è stata un'ovazione di 870 persone che ci hanno applaudito e ci ha fatto molto piacere. E taxi a due piazze noi la facciamo qui al Teatro Faragiana alle 20.30 del 15 novembre, ed è una commedia esilarante, anzi a dirli tutta è una farsa che narra le vicissitudini di un tassista bigamo che ha due mogli. E detta così potrebbe sembrare molto riduttiva per essere una farsa, in realtà c'è Walter, c'è Pettinicchio, Laurinchia, che sono tutti personaggi che attorno a Mario Rossi e Carla Rossi e Barbara Rossi non fanno altro che essere eclatanti nelle risate assieme a un reporter e a Bobby Franchetti. È un intreccio esilarante con un ritmo incessante di una farsa che è stata il cavallo di battaglia di Johnny Dorelli negli anni '80 e di Gianluca Guidi circa due lustri fa. Posso soltanto dire che sono due ore di risate con il marchio inconfondibile dell'eleganza della compagnia teatrale Chicecè. Natale in casa Cupiello, credo che non esistono più parole per l'immensità di Edoardo De Filippo. Dico soltanto che noi questa commedia la stiamo portando dall'88 e ne facciamo una sola all'anno perché è molto impegnativa, infatti tiene tre cambiscene. È un altro capostipite, una pietra miliare del teatro. De Filippo non lo scopro io, è l'autore più diffuso nel mondo, e la Chicecè ha già le prenotazioni per l'anno 2026 per fare questa commedia, che sarà divertentissima. Sarà uno spaccato di storia che noi portiamo nel terzo millennio sul palco del Teatro Coccia di Novara, ma è una commedia che è scritta nel 1931 ed è sempre un successo, è un stratosferico mondo di risate. Con questo è tutto, vi auguro una buona serata, un buon weekend, vi do appuntamento a sabato prossimo.